Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, questo qui è un nuovo video dove me l'ha richiesto una mia iscritta, lei si chiama Rosy Nail. Ciao tesoro, un bacione grande, spero che questo video sulla dry manicure ti sarà utile, insomma ti sia utile. E allora, io sto facendo la dry manicure con le punte di passione unghie, sono 4 punte, mi ci sono trovata che è una bomba. Questa è la terza volta che faccio la dry manicure e non è difficile comunque farla e mi ci trovo molto molto bene. E fa il giro cuticolo perfetto, pulito, e sono contenta, sono fiera di me che comunque riesco a farlo, insomma. E allora, prima di utilizzare, come vedete che sto facendo adesso con lo spingi cuticole, prima ho fatto con lo spray il Fresh and Pure di passione unghie, sempre per disinfettare insomma le cuticole. E adesso ho preso lo spingi cuticole e sto spingendo dietro le cuticole. Adesso cosa faccio? Vado a prendere nella fresa la prima punta, che la prima punta si chiama la Diamant Candela. Mi raccomando ragazze, per chi usa la fresa insomma e usa le punte per la fresa, questa qui non va ad alti giri ma a bassi giri la fresa, che sono ammazzate una cliente. Questa punta, la Diamant Candela, serve per far tirare su bene le cuticole. Infatti vedete, io parto dai laterali, poi arrivo proprio nell'archetto insomma delle cuticole, poi ritorno giunta l'altro laterale, scusatemi. E questo fa rialzare bene le cuticole, così poi serve per quando dovrete andare a mettere il colore, va sotto la cuticola e viene il giro cuticola perfetto con il colore. Però ovviamente state attenti con la fresa, insomma con la punta, vedete io sto proprio sotto un millimetro dalla cuticola per tirarla su, non andate proprio sotto le cuticole, che cioè, ammazzate veramente una cliente insomma, ma anche voi vi ammazzate se fate in questo modo. E niente, adesso vi faccio finire a vedere questo passaggio, poi passiamo alla seconda punta. Ok, dopo aver passato la prima punta, la Diamant Candela, adesso andiamo a prendere la punta Stone, che questa serve per pulire meglio il giro cuticole. Sempre mi raccomando, tutte le frese che vedete, che sono 4, sempre a bassi giri, mi raccomando. Allora, dopo aver utilizzato poi la seconda punta, la Stone, andiamo a utilizzare la terza punta, che si chiama la Diamant Sfera, che spinge indietro le cuticole e si guadagna tanto letto unguale con questa punta. Non è proprio simile alla quella sopra, la Diamant Candela, sì, le spinge indietro come la Diamant Candela, questa è la Diamant Sfera, questa che vedete adesso. E questa spinge maggiormente indietro le cuticole e si guadagna tanto letto unguale, insomma. Poi dopo di questo passeremo alla quarta punta. Eccoci qua, allora, come già vi ho detto prima, passiamo alla quarta punta. Questa punta si chiama la Stone Sfera, che questa qui appiattisce il giro cuticole e lo pulisce anche. Lo pulisce da eventuali residui rimasti, insomma, di cuticole, eccetera, eccetera. E polverina, diciamo, che ha fatto, insomma, le punte della fresa in precedente, quindi prima, delle altre punte. Quindi lo appiattisce e lo pulisce. E queste qui, comunque, l'ho detto, sono lunghe di mia mamma, infatti dopo sono andata a fare una ricostruzione che voi già l'avete vista ieri nel video, che avevo utilizzato quel grigio mood e il pure white per fare quella specie di nail art lì, tutto di passione unghie. E questa è l'ultima punta che andiamo ad utilizzare, e quindi vi lascio, cioè
Dopo vado col taglio a cuticolo, insomma, ve lo faccio vedere nel prossimo pezzo, insomma. Eccomi qua, allora adesso andiamo a prendere il nostro tagliacuticole per andare a tagliare le cuticole. Dopo aver utilizzato tutte le quattro punte per tagliare le cuticole, quelle in eccesso, quelle rimaste, insomma, e quelle cuticole che le abbiamo rialzate le tiriamo via. Allora, da come faccio io con la mano, praticamente, pare che la sto ammazzando a mia madre, pare che io sto tirando le cuticole, ma non è così, fidatevi. Non sente assolutamente nulla, sono storacere il sangue dappertutto, quindi tranquille, perché dal gesto che faccio con la mano pare che le sto tirando. Però io ho visto tante ragazze che comunque molto esperte di me tagliano diversamente con questo tipo d'aggeggio, questo tagliacuticole. A me perché questo è tanto che ce l'ho, si vede che anche non fa più di tanto, infatti faccio un po' fatica a tagliarle, infatti dovrei acquistarne un altro. Comunque tranquilla, non pare che sto tirando le cuticole, ma non è così, le sto solo ciacco, taglia la cuticola e poi ovviamente tiro un pochino perché se no se leva ovviamente. Comunque, ok, questo qui era questo è l'ultimo passaggio. Poi dopo di questo io ho fatto tutta la ricostruzione che vi ho fatto vedere il video di ieri, che vi ho fatto vedere i colori quando ho messo i colori. Comunque io fine video, vi lascio, lavoro finito. Eccomi qua ragazzi, allora questo qui è il risultato finale della ricostruzione che ho fatto a mamma con tape e poi questo pezzo di video l'avete visto anche ieri. Nell'altro video e questo qui è il giro cuticolo, vedete com'è pulito, cioè si vede è pulitissimo il giro cuticolo, insomma ancora non è tutto sto perfetto perché comunque ancora mi ci devo cimentare meglio, però comunque confronto come era prima di utilizzare le punte per la fresa, comunque dai, sono molto molto soddisfatta di come sono venute, di come mi stanno venendo alle clienti il giro cuticolo, è una cosa che deve rimanere pulita, è una cosa che mi piace molto. Quindi il pollice, vedete, un pezzo di rosso, non sono stata io, ma è mia madre che si era scorticata il giorno prima. E niente, io Rosinil, spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Fammi sapere poi sotto con un commentino sotto a questo video. E spero che sia stato utile anche per tante voi ragazze che, insomma, lavorate sulle unghie. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete il pollice in su sotto al video, se volete commentatemi. E noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!